Ok, ciao a tutti, siamo live, abbiamo con Ciao! noi, è perfetto, abbiamo con noi Leonora Caro in arte musichi, che potete seguire sui social, adesso guarda che effetto speciale nella chat, mando i tuoi social, ok? E potete seguire su Instagram e su YouTube. E allora, prima di cominciare, non siamo in tanti, però non, a noi non ci importa. Prima, Adesso arrivano, non preoccuparti. sì. Allora, prima di cominciare volevo dirvi delle cose. Ciao Berni07, benvenuto. Allora, prima di tutto, dunque, io avevo fatto questo fantastico foglio con tutti i nomi dei nostri abbonati, solo che purtroppo volevo prendermelo dietro di me come i veri streamers, no? Che ce l'hanno dietro di loro così da far vedere quando fanno streaming, ma io dietro di me ho il nulla più assoluto e se lo mettevo laggiù in fondo, in fondo, in fondo alla stanza non si leggeva niente, quindi vabbè, ce l'ho in mano, ve lo mostro così. Quanti sono questi abbonati? Sono 12, 1, 2, 3, 4, 5, Se no 6, in caso 7, ti 8, 9, facevo con lo 10, 11, 12. zufolo, non lo so, tipo, e tu mettevi il nome di ciascuno, non lo so. Dai, facciamolo. Ci sto. Poi, dai. Allora, vai, prima il suono o prima il nome? Vai, prima il nome. Ok, allora, al primo posto. No, non sono in ordine né di visualizzazioni né di iscrizione. Sono in ordine casuale. No, non facciamo razzismo, dai, su, dai. Esatto. Jack Vallarino. Buontea. Penelope Panico. Vai. Ah no, si è incartata. Aspetta, si è bloccata. No, Ci sei, ma sei bloccata. Ok, vai. Allora, aspetta, riproviamo. Penelope Panico. Cinzia. No, di nuovo. Ok, Cinzia, ci sei? E poi R-Lab. Panaroico, nuova, nuova di ieri sera. Marta Neuroscienze, Maurella 886, Ali. mi sono già messa abbastanza in ridicolo, non trovi? Aspetta, abbiamo ancora tre. Ah, abbiamo ancora quattro. Ali Fiore, si è bloccata di nuovo. Imma Lotta, Berni07 e Salvon Fer. Ti sei. Bene. Ok, finito. Va bene, quindi vi. Ah, ecco, allora Cighetti dice che è lo zufolo che ti fa frizzare. È lo zufolo che mi fa frizzare, ma dai. Secondo lui. Vabbè. Dice che è troppo alto, ci stanno le cose che... Vabbè, questo... Allora, prima di cominciare, volevo solo dirvi due o tre così informazioni tecniche, poi dopo cominciamo a bomba. Allora, la prima informazione è che, come avete già visto nelle live passate, abbiamo attivato i punti del canale, quindi più voi guardate il video, guardate le nostre live, e più acquisite punti. Adesso non mi ricordo quant'è, ma ogni 5 minuti mi sembra si faccia un tot di 5 punti, una roba così. E questi punti a che mi servono, dite voi? Esatto, vi servono perché poi ci sono delle ricompense che potete comprare. Per esempio, decidere il tema della prossima live, e evidenziare il proprio messaggio all'interno della chat, oppure la migliore di tutti, comprare l'emoticon di Cighetti, che adesso vi faremo vedere, questa qua, vi mando un bacino, anche se non siete abbonati. Questa qui è l'emoticon che vincono gli abbonati. Però anche se non siete abbonati potete comprarla con i punti e usarla per un tot di tempo, mi sembra 24 ore. Quindi utilizzate i punti. Inizio subito a vedere le live di Yes Science Twitch, allora. Immediatamente. Esatto. E tra l'altro, per esempio, volevo dire agli abbonati, forse mi siete già accorti, che questa emoticon di Cighetti la potete usare in tutti i canali che seguite, anche negli altri canali di Twitch la potete usare. Quindi usatela a bomba. Ok. Allora, abbiamo Calfix003 che ci sta pedinando. Allora, Ismael Bandito dice: e con 90.000 punti mi arriva un bacino firmato dal dottor Cighetti? Non lo so, glielo puoi chiedere. Magari se Massa. fai qualche donazione ti potrebbe arrivare. Possibile.
Ok, allora, non so, Cighetti, quanto costa un bacino? Si può comprare un bacino senza tutto lo scheletro? E va bene. Allora, adesso cominciamo subito, entriamo nel vivo della nostra live. Leonard, sei Perfetto. di nuovo frizzata. Sei tu che hai la connessione debole perché a me da verde, quindi vuol dire che ho la connessione tutta intera. Vabbè, intanto parlo io. Allora, Ciao. ci sei? Vabbè, arriverà. Allora, Leonora, seguitela su Instagram, è una musicologa e anche una cantante lirica. Intanto ringraziamo Davide28 che ci sta pedinando, grazie. Ah, no, scusa, DavideCC28, grazie che ci stai pedinando. Allora, sei tornata, Leonora? Sono tornata? Sì, sei tornata. Molto bene. E Allora, il provo a problema... scondere delle cose che magari agevolo. Credo che sia tuo perché io ho il pallino verde, quindi vuol dire che ho... No, funziona bene. Vabbè, c'ho la fibra, ma non ce Ah, l'ho. ok. Vabbè, allora Davide ci chiede se ci piacciono le auto. A me no, sinceramente, però adesso stiamo facendo una live sulla musica, quindi parleremo di questo tema. Leonora, prima di rifrizzarti, se vuoi presentarti, e io ho detto che sei una musicologa, vuoi spiegarci che cos'è? Io sono una musicologa, sono un cane né un lupo, so soltanto quello che non sono, nel senso che i musicologi, adesso vi spiegherò, sanno fare un po' di tutto, ma in realtà ci manca qua la ciccia, ci manca. Vabbè, mo parliamo di sta roba, intanto vai tu, fai a casa tua, non ti preoccupare, vai, vai. Ok, vabbè, ma però dunque, prima di tutto, secondo me sarebbe interessante spiegare che differenza c'è tra un musicologo e un musicista, perché non sono la stessa cosa. No, assolutamente no. Un musicologo può non essere un musicista e perché dovrebbe esserlo? In realtà, se sei un musicista, sei molto più agevolato perché alla fine la musica si deve comunque da studiare, quindi alla fine è solamente un scalino in più per fare poi il lavoro del musicologo, che è un lavoro molto d'archivio. È come fare gli storici, devi lavorare d'archivio, devi leggere tanto, devi fare tanta comparazione, tanto fieldwork, tanto lavoro sul campo, però non è esclusivo essere un musicista. Conosco tanti colleghi che a volte non la sanno nemmeno leggere la musica, vabbè, che lo fanno a fare poi dopo questo lavoro? Sì, Non si sa. vabbè, per proprio non saper neanche leggere la musica, forse è un po' estremo, in effetti. Eh sì, è un po'... gli piace il rischio, gli piace. Ok, quindi diciamo che in pratica è uno storico della musica, possiamo dire così. Uno storico della musica, sì, è un mezzo antropologo, un mezzo sociologo, è un mezzo filosofo, perché comunque deve trattare con l'estetica, perché la musica si basa su un concetto di estetica, di bello, soprattutto quando parliamo di musica occidentale, perché gli occidentali quando ascoltano la musica degli orientali dicono ammazza che schifo, e gli orientali gli dicono perché dovrebbe essere uno schifo, magari fa schifo a tua, e quindi si basa tutto su un concetto di estetica, di bellezza, di gusto che il musicologo deve prendere, incorporare, far suo, e poi dopo distruggere completamente, Ecco. perché ovviamente... non puoi avere una tua opinione, devi essere proprio Certo, come apolitico. uno storico. P Pensa che Esatto. io, quando ero giovane e audace, suonavo l'arpa celtica Beh, bellissimo. e sono andata, la musica proprio tradizionale, non ho fatto il conservatorio, e sono andata col mio gruppo di musica tradizionale a suonare un festival in Francia, un festival, e nel stesso festival c'era un concerto di sitar. Tu prima parlavi di musica orientale, no? E noi tutti, va, fighissimo, andiamo a sentire il concerto di sitar. Una palla mostruosa, dopo 5 Lo so. minuti, ma andiamo a sentire quell'altro concerto. E tu immagina quelli che suonano il sitar che vengono ad ascoltare un'opera e dicono: ammazza che palle questi 3 ore che stanno a fare. Oh, pensa te quanto loro si scocciano. Pensa te. Allora, intanto Cighetti ci dice che il bacino modello, cos'è un bacino modello? Un bacino molto figo? Va da 35 euro in su, vabbè, dai, neanche tanto. Ammazza, complimenti, Cighetti. Ti Allora, fai Ismael, ci devi pagare, eh? donare almeno il doppio per avercelo firmato da Cighetti. Bene. Un po' di rincarico ci va, se no. Vabbè. Intanto è arrivato anche Salvo Ferré, buonasera anche Buonasera, buonasera. a te. E va bene, ma tu sei anche una cantante lirica.
Allora, sì, ho avuto la grande fortuna, cioè nel senso sono ancora in conservatorio, mi manca poco, e ho avuto la grande fortuna di approcciarmi al metal e quindi di passare dall'opera all'opera lirica. Come ho fatto questa cosa non lo so, perché comunque uno si immagina il metal tutto quanto mascherato di nero, con gli occhi tutti quanti di sangue. No, in realtà io facevo symphonic metal, che era Esatto. un metal molto blando, Nightwish, gli Epica, andatevi ad ascoltare. Che sono molto belli e io facevo la front woman, top, guarda un po', di un paio di band e poi ho fondato, se mi sentissero, abbiamo fondato insieme ad altri ragazzi, che sono poi diventati miei fratelli praticamente per 10 lunghissimi anni, Mamma mia. i Fatal Cliché. I Fatal Cliché, che ho questo brobio di nome, però eravamo diventati abbastanza importanti in Romania. Ah, ok. A un certo punto è finito tutto, non mi chiedere perché la Romania, si vede che a lei gli piacevano le cose. Ah, ma E davvero in Romania sei stata famosa? sì, non sto scherzando, nel Pensavo senso che che era una battuta. noi facevamo sempre una cifra dei concerti in Romania. Infatti, Pensate. l'ultimo che abbiamo fatto prima di scioglierci, perché io poi sono venuta a vivere qui, è stato a Bucarest, l'ultimo tour, la Metal Ladies Night. E niente, poi ci siamo detti addio lì. Però sì, avevamo il nostro seguito. Che storia. Che fa ridere come cosa? Sì, vabbè, sono altri tempi, si parla di 2 anni e mezzo fa. Vabbè, altri tempi, detto Ma così avevi chiesto sembrava come 20 anni sono entrata fa. nella lirica? Vabbè, no, cioè è stato un passaggio molto naturale perché la lirica effettivamente Certo. ha la fortuna di abbracciare molti stili vocali. Come invece alcuni non pensano che sia solamente uno, in realtà cantare lirico ti dà accesso a tantissime cose, tra cui anche il metal, perché io poi facevo un rock, pop, Certo. moderno, lirico, ci mettevo di tutto e di più, ma chi se ne frega. Le Allora. musiche le componevo io, mannaggia la miseria. Ah, brava. Allora, Salvo Ferré dice che i Nightwish, io guarda, non lo so, non sono mai stata molto esperta di musica, in realtà i Nightwish li ascoltavo alle superiori perché il mio vicino di banco era strafissato e mi masterizzava i suoi CD apposta perché era fissatissimo. E comunque lui dice: i Nightwish hanno dedicato un intero album all'origine delle specie di Darwin e l'evoluzione, bellissimo. Esattamente, si chiama The Endless Form Most Beautiful ed è un album bellissimo perché c'è la cantante che è la terza cantante della band che si chiama Rory Hansen, che è una cavalla di donna ed è alta tipo 1,90 m, una roba del genere, Sì. è bella anche impostata, non è grassa, è proprio impostata, è proprio un cavallo Non è grassa, e è che ha le ossa grosse. no, è proprio, non lo so spiegare, è È un proprio donnone. una matussa, è un Vabbè, donnone. è una E valchiria. praticamente lei ha fatto questo CD con Thomas Holopainen, Madonna, dillo in finlandese, non è fa che fa tanto No, bello, infatti. e hanno fatto questo album interamente dedicato alla botanica, alle cose, alla natura, a tutto ciò che si evolve, tra cui c'è anche una canzone sui nonnetti che si chiama Elan, che è bellissima. È ambientato dentro una piscina comunale dove ci stanno i nonnetti che giocano a bocce mentre stanno in bagno in questa piscina vuota. È Vabbè, me lo ascolterò meraviglioso! allora. Meraviglioso! Allora, intanto Cighetti dice che ha detto bacino modello perché il bacino vero non lo puoi dare in giro. Ma vabbè, dai, Cighetti, dipende da quanto ti donano. Allora, quanto donate per avere il bacino vero di Cighetti? Vediamo un po'. E poi Cighetti sempre Cighetti, mi corregge perché dice che non è giusto dire che ha le ossa grosse. Ah, scusa, infatti io l'ho detto con un tono per far capire che era un modo di Che ha dire. detto che ha le ossa grosse? Io anche ho le ossa grosse, No, lo uso perché sempre come scusa. lo so, ma è perché non sono le ossa che sono grosse, sai che lui E queste lo cose so, è è il culo che è preciso. grosso, però. E lì ci andrebbe Tea su questa. Dov'è Tea? Dov'è Tea? Sto parlando di culo, Tea, dove sei? Compari ad hoc in questo momento. Compari, per favore. Ti evochiamo. Va bene, allora, e qual è la tua... Adesso, aspettate, adesso prima intanto vi chiediamo se nel frattempo che noi parliamo ci scrivete quali sono le... No, scusa, rido perché Cighetti ha scritto non il mio bacino, ma uno vero archeologico e non posso darlo in giro. La Peppa. E beh, certo che non puoi darlo in giro perché saresti un tombarolo.
Ma voglio dire una cosa, adesso voi scriveteci intanto in chat quali sono i vostri gruppi preferiti, il vostro tipo di musica preferita, eccetera, così possiamo partire da lì per la discussione. Ma intanto volevo chiedere a Leonora qual è la tua opera preferita, visto che sei una cantante No, è un lirica. problema questo. È un problema questo. Allora, la mia opera preferita è quella su cui ho fatto anche il video, che è La Clemenza di Tito, perché io su quell'opera adesso ci farò una ricerca musicologica perché sono venuta a scoprire. Oddio, non lo so, vabbè, sì, lo posso dire. Sono venuta a scoprire il nome del decoratore, del primo decoratore che lavorò con Mozart nel 1791. Infatti, a marzo, cioè, annunciazione, annunciazione, Ecco. andrò a Magdeburgo per fare questa ricerca e perché ho trovato gli archivi e quindi facciamo le pubblicazioni, yuhu, la Brava, vita di un brava. psicologo. Pubblica, Esatto. pubblica. Quindi Clemenza di Tito a go-go, se no La Lucia di Lammermoor perché ci sono particolarmente legata, è stata la prima opera che ho visto insieme al mio primo insegnante di canto quando avevo 15 anni. Lucia di Lammermoor, una delle opere più tragiche che io spero veramente di fare in una puntata su YouTube, perché come la spiego io, la Lucia non la spiega nessuno. Falla, Dramma, falla. dramma, adoro il dramma. Noi la guarderemo. Allora, Cicchetti dice che la sua, il suo gruppo preferito è Giuseppe Verdi. Ok. E poi invece, secondo Salvo Ferré, esistono solo i The Smiths e Tony Tammaro. Ah, i The Smiths, ma anche esistono ancora? Ma che simpatici! No, Magari ascoltai quelli vecchi, non lo so. Madonna, ormai io sta roba non l'ascolto più. Chiedo venia, ormai mi sono data al jazz, Duke Ellington. Ho dei Allora, problemi. Vai, invece vai. Ismael ti chiede se in quell'opera, una di quelle due che ho parlato, c'è la glastarmonica. La starmonica, in che senso tu mi chiedi della glass? Ah, la glassarmonica, non la starmonica, avevo capito la starmonica. La glassarmonica, no, perché dovrebbe esserci? Vuoi spiegarci che cos'è? Perché io, per esempio, non lo so. Allora, dice sì, glassarmonica, da quello che mi ricordo io, è un tipo di vocalizzo che si fa alla glassarmonica, stai parlando di quello? Dammi un segnale, perché da quello che so io la glassarmonica è un tipo di vocalizzo. Allora, Cighetti dice yes, a seconda delle versioni può essere sostituita da flauto traverso, quindi può essere uno strumento. Ok, sì, ci sta. Sì, si usa nella scena della pazzia, dice Cighetti. Quale? Della Lucia di Lammermoor? Ah, ma tu intendi quella roba che fa tipo col flautino alto alto? Ah, non lo Cosa so. intendi? Lo sa solo lui, lo sa solo lui. Spiegaci, Ismael. Sì, è uno strumento musicale. Spiegaci e illuminami, perché solitamente quando io faccio un glissato armonico, Ah, lo faccio giusto. con la voce, faccio quella roba e faccio. È vero. Ci Il starebbe glissato nella si. Lucia, nella scena della pazzia, sì, Il assolutamente. glissato si fa pure con l'arpa, ma il dottor Cighetti dice che è un'armonica a bicchieri, glass armonica. Sì, allora, dice sì anche Glockenspiel. No, da quello che so io nella Lucia non c'è questa roba. Non so. Allora, Ismael dice sembrava tipo un vaso di vetro enorme. No, sinceramente non conosco all'interno dell'opera questo tipo di strumento. I'm so sorry. So che c'è il flautino nella scena della pazzia, sì, assolutamente. A proposito di flautino, entriamo a bomba con il flautino magico che hai fatto tu. Oh Madonna Santa, sì, assolutamente che ve l'ho portato adesso. Allora, adesso ve lo spiego questo. Ve lo spiego perché è un Ciao po' Luigi, importante. benvenuto. Ciao Luigi, ciao. Allora, durante le mie giornate, quando non c'ho niente da fare, uno dice che fai? Ti rilassi, vedi un film? No, fai un flauto con la carota. Fai i flauti con le carote perché mi è venuta questa cosa, quest'idea, guardando, scorrendo la home di Facebook, ho trovato questo tizio che era andato a X Factor e aveva fatto, appunto il suo X Factor con un flauto carota. Ho detto, ma è possibile questa roba? Si usa in musicoterapia, si usa anche molto nella didattica, intagliare le verdure per farle suonare ai bambini e soprattutto si usa anche per la ricostruzione. Per l'organologia, cioè comunque uno studio degli strumenti un po' più approfondito, riguardo comunque alle epoche molto passate, ok? E, è un tipo di strumento che comunque
non possiamo considerarlo uno strumento musicale perché certo. nasce per essere mangiato, però questo è uno dei grandi problemi, Ha nel una doppia senso funzione. è una cioè, cosa consideriamo uno strumento musicale? Qualcosa che possiamo mangiare oppure qualcosa che è fatto, è stato creato solamente per suonare? Quindi nulla, ho cercato un attimino di capire la sua meccanica perché non è affatto semplice creare un flauto. Certo. E soprattutto la prima volta che l'ho fatto, ho fatto beh, lo uso così e vado a posto e sono a posto. In realtà, poi dopo ho dovuto collegarci il bocchino perché io sono molto Certo. intelligente e non ci avevo collegato il bocchino. E questo fatto qui è iper importante, ok? E fermami ovviamente se c'è qualche domanda, io adesso non No, c'è una riesco. domanda, ma è sulla classe armonica, magari la leggiamo dopo. Adesso faccio sentire un attimo come suona la carota. Sentiamo se l'hai fatta bene. Allora, no, in realtà non so come l'ho fatta, perché come ti stavo spiegando anche prima, i flauti si basano innanzitutto sull'ampiezza dei buchetti e soprattutto, diciamo, sui fori all'interno, e anche qua dietro, che io non ho fatto, perché questa volta ho provato a non farli, che dovrebbero far uscire una minore oppure maggiore aria. È come il flauto di panno, no? Ci stanno le canne, quando sono tanto lunghe escono dei suoni medio-alti, medio-bassi. Invece quando ci stanno le cannette piccole possono uscire dei suoni molto alti. Quindi se per esempio faccio semplicemente così, esce il suono del fischietto. Però se io Che storia. vado a tappare il primo buchino, esce questo. Bello. Questa che nota è? Adesso vada a ricordare. Potrebbe essere qualsiasi cosa, perché il mio orecchio pseudo allenato mi dice che questa non è una nota piena. Ci vorrebbe Quindi qualcuno con l'orecchio assoluto. probabilmente no, ma non è un fattore di orecchio assoluto. È un fatto che comunque è molto distorta Sì, come certo. nota, probabilmente è un semitono un po' alzato, un po' abbassato. E questa è l'unica nota che esce bene. Perché poi il testo Mamma mia, questa è. questa. Tu immagina suonarci Jingle Bell a tavola. Allora io vi sfido. Dovete fare un flauto con una carota e poi dopo lo suonate. E poi dopo mi mandate i video e la reazione di tuo nonno che ti guarda e ti fa: stai suonando una carota. Esatto, Perfetto. allora lanciamo questo challenge per il pranzo di Natale. Suonate le Esatto. carote e poi ci mandate la foto o il video. Vanno bene anche le zucchine, anzi sono molto più malleabili le zucchine perché sono morbide all'interno e le scavate molto meglio. Invece questa mi ci sono dovuta impegnare per farla, Ma diciamo. poi esiste la famosa zucchina trombetta che è già della forma giusta. La zucchina trombetta, molto bene. Le Esiste, cioè, dirette, quelle esiste. belle. Che cosa avete parlato della zucchina trombetta? Perfetto. Bella questa live. Però allora, volevo dirti una cosa, che io ho visto una volta, 2 anni fa, un gruppo famosissimo tedesco, credo, comunque nord-europeo, che è diventato famosissimo proprio perché suona la verdura. Allora io, tutta contenta di questo gruppo, ho detto, ma va, probabilmente anche qualcuno che c'è qua, tipo Cighetti, forse tu l'hai visto, era a Mantova, Mantova Food and Science di 2 anni fa. Suonano le zucche loro perché a Mantova c'è la zucca. Ma sì, ma in realtà il gruppo è tipo tedesco, era venuto in concerto. Però quello che volevo dire è che io ero tutta gasata e mi aspettavo di vedere strumenti tipo il tuo flauto carota. In realtà loro, più che suonare la frutta, la verdura, la facevano tipo rotolare su cose diverse, quindi facevano suoni diversi. Tipo avevano una pedana, che so, inclinata e ci facevano rotolare sopra roba. A Bello, parte che io interessante. non mi chiedo quanta frutta abbiano sprecato in questo concerto, quanta verdura abbiano sprecato in questo concerto, ma Io vabbè. almeno questa qua dopo me la magno, cioè organic, 100% pur natural, cioè nel senso Si non sono va fatti il nulla sprecato minestrone. dentro a questa casa, no, assolutamente no. Però per esempio oggi avrei potuto realizzare anche una zucca tamburo oppure zucca sonaglio, però ho deciso di fare questo perché ormai mi sono innamorata io dei flauti carota e cercherò di migliorare sempre di più questa tecnica, voglio diventare un'artigiana del flauto carota. Delle carote, È figo, ok. mi piace, voglio provare a fare anche qualche strumento musicale diverso, sempre con la carota. Chissà se si può fare con un'ocarina, glielo chiederò al tipo delle ocarine. Per l'ocarina ti va forse più una, tipo una rapa. Cioè,
Ciao, il King degli alieni, benvenuto, o venuta, non so, stiamo parlando di Ciao. musica e stiamo parlando del fantastico flauto carota che ha fatto Leonora. Però lo carino secondo me devi farlo più con una roba piatta e larga, tipo una rapa, non so. No, più che altro devi farlo con qualcosa che cioè, deve avere una cassa armonica, ok? Deve avere una Quindi la cassa devi armonica scavare tutta. abbastanza dura anche, in modo che... C'è il gatto che mi sta distruggendo il divano. Ciao gatto. Cioè, per esempio, io qua ho questa qua che è un'ocarina, è fatta a mano, questa me Bella. l'hanno regalata per l'Olanda. Anche c'era uno Questa carino. è un'ocarina, ispirata al Signore degli Anelli. E me l'hanno regalata perché ho sempre sognato di mettermi un paio di orecchie da elfo finto e andare a suonare questa nei boschi, Ecco, che il mio fantastico. hippie e metal esce sempre fuori alla fine. E questa, per esempio, è una lavorazione in ceramica che dà un suono molto particolare, perché quando si suona una roba del genere, il suono è tutta un'altra roba, cioè proprio Io ce l'ho giuro, di ancora legno, più. credo, ma non la trovo più. Boh, si È vede che. iperdolce, ma si può fare con tutto l'ocarina, però è meglio se viene fatta con materiali che sono molto... Guarda cosa io. Sì, la porcellana crea, la ceramica crea comunque un suono molto ovattato. Infatti, se andate a cantare al bagno, siete tutti grandissimi, grandissimi cantanti, perché la Esatto. ceramica attufa il suono, no? E diventa più delicatessen, più carina. Ma è bello quello lì perché fa proprio un suono così molto fantasy, come. Sì, è molto molto bello. Infatti, quando imparerò a suonarla, perché non è semplice, cioè suonare un'ocarina a 12 tasti, Mi sa che con veramente. dietro ce ne sono anche altri, non è Qu assolutamente semplice. quante dita devi avere per suonare quella lì? È un po'. Allora, io Direi. questo strumento però tu non mi vedi, quindi non puoi vedere che strumento ho. Mi vedi? Aspetta, fammi vedere. Dove sei? Ci ho fatto con una mezza noce di cocco. No, la calimba! Ce l'ho anch'io, la calimba! È bellissima! Sì, ma in realtà è scordata. Aspetta. No, è la sistemi! Ci stanno le cose, i martelletti per sistemarlo! È un po' scordata perché l'ho regalata a mio marito perché lui suonava le percussioni da giovane, quando era giovane e tante. Ma poi mio figlio l'ha La un calimba non è po'. però uno strumento a Sì, percussione, eh! no, è vero, è vero. E solo che poi mi sa che ci ha giocato mio figlio e l'ha un po', come dire, pasticciata. Beh, è super bella la Galimba, ha un suono iperdolce e la sua storia è veramente eccezionale, perché è arrivata a noi all'incirca negli anni 70, quando un tizio è andato a fare una ricerca, una spedizione musicologica in Madagascar o in Mozambico, adesso non mi ricordo esattamente, e praticamente è arrivato in questo villaggio e ha visto che c'erano sti tizi che spollicciavano con sta Galimba. In realtà può, cioè diventa proprio un vero e proprio pianoforte, super bello. E praticamente lui voleva farsi dire: ma come funziona sta roba? E c'erano questi qua che non gli rispondevano. Allora lui dai che insiste, un mese, 2 mesi, 3 mesi. A un certo punto il tipo completamente a caso dice: vabbè, basta, forfè, me ne vado. Gli arriva il capo villaggio che fa: vabbè, mo abbiamo visto che ci tiene, allora adesso te lo diciamo come Sì. funziona, stronzi. Ecco, ecco. Oh, ci hai Cioè, rotto adesso. sono stato 3 mesi a guardarti e poi dopo quando me ne fa altro mi dici grazie, grazie. Vabbè, questo è un po' il problema della dell'etnomusicologia, tra l'altro parliamo, perché comunque è un problema di ricerca sul campo che abbiamo un po' tutti. Quando andiamo a fare delle ricerche o trovi informatori, si chiamano, che sono iperdisposti a darti la loro informazione e farti entrare anche all'interno della loro società. Io mi ricordo sempre, c'era un'altra storia di un altro tizio che tra l'altro la conosce anche Alice Naked Monkey, che noi parliamo sempre, c'era questo tizio che praticamente riesce a entrare all'interno di questo gruppo sociale perché va a vedere la lotta tra i cani o tra le galline, adesso non mi ricordo, arriva la pola e praticamente quanti scappano? Scappano pure loro, allora quando si rifugiano all'interno di una casa c'è il capo villaggio che gli fa: sei scappato pure te, bene, sei dei nostri Bam. allora, vieni con noi, ti facciamo scoprire la musica. E lui Ecco. era tipo: yeah! Sono stato 2 anni lì, adesso vi Esatto. svegliate perché sono E scappato dalla polizia. Bellissimo, vabbè. È così. bellissimo.
Senti, ma visto che oggi, allora noi abbiamo un gruppo Telegram che adesso vi mando nella chat, se c'è qualcuno che non è ancora iscritto, nel quale facciamo delle discussioni prima delle live e anche dopo le live su quello che è stato detto, e abbiamo chiesto in questi giorni quali erano i generi preferiti musicali delle persone che ci ascoltano, e in pratica sono tutte fuori cose tipo metal, rock, cose anche abbastanza hard. Poi, per esempio, è venuto fuori un po' non so, una questione, non è proprio praticamente una discussione, però su a che genere appartengono alcuni gruppi, per esempio i Led Zeppelin oppure i Queen, che sono un po' considerati, no, dei super must, e adesso ci sembra che non si inseriscano però nei loro generi. Ma perché dovete inserirli nei generi? Cioè, è musica che riceve delle influenze che provengono dappertutto. I Queen, tardo antichi, sono dei che subiscono l'influenza della disco, dei Led Zeppelin. All'inizio è tutta un'altra roba, sono molto più cattivi. È ovvio che non si può metterli all'interno di un genere perché sarebbe di una limitatezza sconcertante. E quindi non metteteli, non lo fate questo, ascoltate semplicemente quella musica, che cosa vi piace? Il rock e il metal, e tanto non sarà mai metal o rock, ma sarà rock, power, Sì, symphonic, certo. lyric. Sì, poi c'è il gioco del grande metallaro. Allora, il gioco del grande metallaro funziona così. Allora, tu non sei un vero metallaro finché non dici 66, minimo 66 appellativi esistenti Ecco. nel metal, cioè nomi di Fantastico. generi, cioè Sì. tipo il dark metal, lo psychotic metal, il lola metal. Tu devi essere in grado di dirne 66. C'è una lista su Wikipedia, potete Ah, andare a sì. controllare. Sono arrivata fino a 50 io, quindi non sono una vera metallara, No. però qualcuno può provare a battermi, perché io poi dopo a un certo punto prendevo qualsiasi cosa io vedessi Sì. e facevo tipo the flower metal, esiste ma quello non solo. vale, mi sa. Sì, cominciavo veramente a sparare a caso. Ed esistevano quei generi, quindi non rinchiudete la vostra musica all'interno di un Ma quindi genere. chi è che decide, cioè chi è che definisce e decide i generi? I La massa, musicologi, i giornalisti? purtroppo. No, la massa purtroppo, perché nel senso, quello che fa più mercato, no? Perché io i Queen che sono arrivati fino appunto alla fine, sono disco. Il CD pseudo solista di Freddie Mercury è un CD disco, e quel CD disco l'ha deciso lui di farlo, ma l'ha deciso pure la gente perché andava di moda quello, quindi è la gente che limita le band. Cioè, non pensate che le band fanno quello che vogliono e quello che gli piace. A volte succede così, in rari casi, quando iniziano forse, ma poi dopo è tutto quanto un business, tutta roba. Anche noi, per esempio, con la mia band, che non valeva niente in confronto ai Queen, comunque a un certo punto ci siamo adattati al fatto che la gente voleva qualcosa di più hard, quindi dagli The Growl, mi ci sono rovinato Certo. la voce, però è stato bello, è stato bello, fino a un certo Ok, punto, più o meno. certo. Sì. Ok. Cambiando completamente genere, visto che i generi non esistono, prima, quando abbiamo deciso un po' di cosa parlare in questa live, abbiamo parlato un po' di Mahmood, dei vari. Mahmood, sì. Vuoi dirci qualcosa? Assolutamente sì, perché io su Mahmood ci ho fatto addirittura un video su Quindi YouTube che andate a vedere. trovate. Ah, vi rimando i È l'unico contatti così. video veramente che mi sono arrivata una cifra di visualizzazioni, tra l'altro, perché praticamente ha parlato del caso di Mahmood all'Eurovision Song Contest, che tra l'altro dovrebbe anche riesserci a breve. L'Eurovision Song Contest è uno dei contest musicali più importanti al mondo, perché appunto raggruppa tutti quanti i paesi possibili immaginabili al suo interno, tra cui ricorderete tutti anche la Conchita Wurst, cioè quella transessuale che cantò e finì su tutti quanti i tabloid italiani perché una donna con la barba non si è mai vista, ovviamente, e quindi suscita tantissimo scalpore. Molte nazioni anche si fecero delle guerre abbastanza pesanti nell'Eurovision. Mahmood è una musica meravigliosa, a mio parere,
Ora lo so che mi tirerete i pesci in faccia, però io da psicologa vi dico che è una di quelle poche rappresentazioni di musica, di influenza, di contaminazione che ti fa rivivere la cultura popolare. Ora, nella storia ci sono tantissimi esempi di questi tipi di contaminazione. Lui stesso definisce la sua musica un Marocco pop. Marocco pop che cosa significa? Lui aveva il padre che ovviamente egiziano, sì, egiziano, non l'ha mai in realtà quasi conosciuto perché l'ha abbandonato, però ha deciso di riportare le sue origini in Italia. Mahmood è nato a Milano, è nato in un quartiere milanese. Cosa fa? Ovviamente non è che decide di fare come tutti quelli, cioè come tutti noi che scrive delle musichette del cacchio, ma Certo. ovviamente riporta la sua musica. Ci sono appunto tantissime testimonianze musicali di questo, anche molto interessanti. Si parla proprio di una musica di contaminazione. Cito per esempio il beurre francese, cioè praticamente quando l'Islam si sposta a un certo punto, anche i tunisini si spostano in Francia, avviene la beurre music. I beurre erano coloro che appunto erano immigrati e però volevano portare la loro musica anche nella terra dove vivevano in quel momento. Dato che i giovani che gli nascevano non sapevano nulla della loro terra natia, si creò la Beurre Music, cioè una musica di contaminazione francese, barra, turco, algerino, tunisino, quello che vi pare, e praticamente si creò, ma come anche il klezmer proviene dagli ambienti ebraici, si sviluppa in America, tra l'altro il klezmer probabilmente è un tipo di musica che ha dato vita anche alla canzone Bella Ciao, Aspetta, composta ti di... interrompo solo un attimo, poi dopo Vai, vai. ti lascio finire. Mentre finiamo questo discorso, vediamo così vediamo il tempo. Intanto Era una Rai. voi scrivete di che musica, di che tipo di musica vorreste parlare dopo, così ascoltiamo anche le vostre opinioni. Intanto finisci pure così gli diamo il tempo di scrivere. Sì, Mahmood è un bel esempio di questo e io sono iper contenta che ci siano artisti come lui che portano la musica tunisina del Marocco in giro, anche perché c'è una roba che non sempre sei in grado di ascoltarla e di capirla, ma se ha delle influenze della musica che ascolti tu solitamente, è molto più semplice digerirla, perché Certo. se ti fa sentire un Radif Santour arabo, oppure un Makam tunisino, non penso che saresti così contento, sinceramente. Cioè, è molto difficile ascoltare una musica di Mahmood, dove lui appunto fa di questi vocalizzi un po' strani, sembra anche una sorta di cantillazio, intendo la cantillazione del Corano, che è molto molto bello. C'era anche appunto Umm Kulthum, che sicuramente dottor Cighetti ammazzerà, si ammazzerà, apprezzerà, perdonami. E apprezzerà tantissimo perché ne abbiamo parlato svariate volte di Umm Kulthum e vabbè. Tra l'altro, t'avevo pensato l'altra volta perché hai visto che hanno fatto, dottor Cighetti, hanno fatto la Callas ologramma, no? Ti ricordi che quando morì Umm Kulthum per onorarla fecero la prima proiezione olografica di una cantante a teatro e gli arabi impazzirono, impazzirono completamente Pensa a perché te, ma era come averla lì. che periodo era? Era gli anni 90? Oddio, Cighetti, vienimi in In aiuto. soccorso. Un Allora, cultum. intanto Maurella dice: ah, ho amato la colonna sonora della Ain Einbo. C'entra col Non discorso? so di che cosa tu stia parlando. Non so neanch'io, ti dico la verità, non so neanch'io. Spiegaci Spiegaci, meglio. mandaci un video o un link, che io solitamente ricordo tutta la musica che ascolto, però se ovviamente non l'ho mai ascoltato non posso Non ricordarmela. infatti. Infatti, vabbè. Ok. E vabbè, mentre aspettiamo che Maurella Sì, facci sapere, Maurella. ci dica tu di che musica vuoi parlare, visto che nessuno ci ha scritto niente. Parliamo di colonne sonore, così rimaniamo in tema. Allora, Aspetta, adesso scusa, devo aspetta, dire. stop un attimo, perché Cighetti dice: ah, davvero non sapevo dell'ologramma di Umm Kulthum 1975. 75. Mi sembra che per il 75 fare un ologramma è già complesso come. No, ovviamente dopo un po' la sua morte saranno stati appunto gli anni 90 che Ah, hanno fatto ok. in onore. No, 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 non subito, chiedo venia, non subito. Nel
però c'è stata questa cosa, assolutamente sì. L'ho studiata addirittura sul libro di etnomusicologia perché gli egiziani c'erano andati fuori di testa. Pensa a te. Con... Vabbè, parliamo di colonne sonore allora, così entriamo col discorso di Maurella. Sì, allora, colonne sonore, dobbiamo... Allora, devo dirvi che io adesso farò una roba molto speciale Sì. riguardo alle colonne sonore perché io sono veramente un amante incredibile di colonne sonore, le compongo, le scrivo insieme anche al mio moroso che adesso si è andato a rifugiare nella Per Batcaverna. non Le colonne rischiare di comparire sonore nel penso che video. siano il mio genere musicale preferito dopo l'opera. Perché le colonne sonore è tutto insieme, e soprattutto Hans Zimmer, che è uno anche dei miei compositori preferiti, lui riesce veramente a prendere dei ritmi orientali, della musica anche che è completamente estranea, si pensi anche alla colonna sonora del Re Leone, ha fatto della roba spettacolare. Quando sono andata a vederla addirittura, la canzone del Re Leone la cantava proprio No, si è bloccata di nuovo. nel cartone, no, mi sono uccisa da No, sola. sei ritornata. Adesso è arrivata anche Tea. Ciao Tea, benvenuta. Ti Ciao, Teo, ciao. abbiamo evocata prima perché parlavamo di culi. Sì. Ah, mi sa che ti hanno scritto qualcosa. No, salutano. Ah, ecco, sì, allora, La Haine, film francese. Allora, La Haine, buono, come si pronuncia, del 94-95, bellissimo, sulle banlieue parigine e le tensioni sociali. In Italia è uscita col titolo L'Odio. Sì, nel senso, c'entrava con Mahmood, forse perché con la storia delle, per la storia delle banlieue. Ci sta, assolutamente sì. Non la conosco perché sfortunatamente di video documentari sulla musica ce ne stanno a perdita d'occhio, però grazie che mi hai dato lo spunto così adesso mi andrò ad informare, assolutamente sì. E Ah, intanto nulla, colonne sonore, Ismael sono in Bandito come fissa. colonne sonore dice Il favoloso mondo di Amélie. Madonna, quanto cuore! Io ci ho portato la destina in terza media del favoloso mondo di Amélie, volevo andare a ascoltare il compositore, c'era anche qui a Treviso, tra l'altro. Aspetta, adesso mi ricordo come cacchio si chiama, il compositore del favoloso di Amélie. E praticamente è stata la prima canzone che mi è sembrata al pianoforte, è stata Comptine d'un autre temps, era veramente una canzone meravigliosa. Mi ricordo ancora di quanto ero depressa da giovane per quella canzone. Bellissimo, È Amelie, un stato un film. periodo veramente tristissimo, però io continuo ad ascoltarla e continuo ad amarla. Il film mi fa cagare ora. Ah sì, pensa, io sto per dire un film che ha segnato delle generazioni, perché. Madonna, Madonna, Madonna Santa. Sì, poi c'è veramente a un certo punto la gente è uscita proprio fuori di senno. Io Sì. continuavo a vedere gente che faceva cose strane solamente per cercare di assomigliare. Che metteva le mani nei così dei Cioè, fagioli. non mi devi toccare, cioè, per favore, che schifo, mettete le mani da qualche altra parte, no? Perché tu il riso, le cose, ma chi te sei fidato? Sì, non è che siamo tutti Amélie, diciamo così. Sì, ecco, diciamo che Perché lei lo poteva fare perché comunque era un era film, lei. diciamo così. Ma sì, era un po' pazzerella la Amélie, però dai, ci sta. La scena di sesso penso che sia una delle cose più belle che io abbia mai visto Non me la nel ricordo la cinema. scena di sesso. E non c'era nulla, era lei che stava così e faceva così e basta. Ah, Stava ok. Una scena pregnante. completamente immobile e c'era questo tizio che si divertiva ed era bellissimo, proprio la sua duck face, Esatto, la sua proprio così. espressione, fantastica. Non mi tange la cosa, Allora, bellissima. invece Luigi, più Enrico, dice: per me, le migliori colonne sonore recenti di Zimmer sono Inception e Pirati dei Caraibi. Ma sì, Inception penso che sia una delle colonne sonore più semplici ma più belle. Pirati dei Caraibi è tutta la mia vita. Però Pirati dei Caraibi, caro Luigi Pio d'Enrico, non l'ha scritta solamente Hans Zimmer, l'ha scritta anche un altro signore che si chiama Sir Newton. È proprio Sir Newton, perché lui si è fatto proprio battezzare dalla regina. Questa è una piccola, ecco, chicca. E praticamente questo James Newton Howard, ecco, adesso me lo so ricordare, porca miseria, Sir James Newton Howard è stato uno dei più grandi compositori, anche lui degli anni 2000, e insieme a Hans Zimmer hanno fatto anche la colonna sonora di Crimson Tide, che anche quella non la devo ascoltare, ma che volevo dire, cioè, veramente fuori di testa, io vado fuori di testa per Hans Zimmer, assolutamente sì, però ci stanno anche dei compositori che sono a dir poco sconosciuti, come Danny Elfman, che è il compositore di Tim Burton, tra l'altro io ci voglio fare un video sopra Danny Elfman, perché io penso che io mi sono innamorata con Danny Elfman, proprio
proprio di una persona. Anche lui, e poi c'è, vabbè, poi magari lo scoprirete quando ci farò il video perché lui ha una storia molto particolare. Essere il compositore di Tim Burton non è una cosa semplice. Non è Immagino, una cosa semplice. immagino. Parliamo di Frozen 2, mortacci su e del tuo Christian Beck di merda che mi scrive delle canzoni di merda, Ecco. cioè, parlarne per cortesia. Oh, Leonora, con questa tua affermazione faremo il picco degli ascolti di stasera. Ma dai, su, ma c'è, cioè, ma porca troia, ma puoi scrivere una roba del genere per dei bambini? Cioè, Non lo ma so, che non l'ho cos'è? visto. Non l'ho visto ancora, Frode. No, non lo andare, lascia stare gli euro buttati, perché a un certo punto, non faccio spoiler, lo giuro, quando c'è la canzone del tipo di Anna, cioè, veramente, sembra che hanno fermato il tempo e l'hanno messa in un videoclip anni 80. Io, veramente, sembravano i Backstreet Boys. Quindi i Pensa a te. Backstreet Boys era una cosa Vabbè, i Backstreet terrificante. Boys erano più anni 90, dai. Mi sta venendo male perché quando ho detto anni 80, io i Backstreet Boys li ascoltavo alle medie, ma erano gli anni No, ho 90. detto anni 80, così tanto per dire, perché c'aveva alcune cose degli anni 80, però appena li senti dici cazzo i Backstreet Boys. Cioè, è la gente proprio che si passava le mani nei capelli, lui Poveri. che compariva Ma sai davanti che alla adesso camera vanno di di moda? Sai personaggio, no? Terribile. che adesso dopo Stranger Things vanno di moda gli anni 80, magari è per quello che... Cioè, Sì, l'hanno fatto vabbè, questo vaporwave appositamente. del cazzo, cioè, abbiamo capito che vi piace il vaporwave perché siete tutti quanti fan di Stranger Things e di Human Safari. No, Non lo dovete avere un so. vostro stile, porca miseria. Ecco, brava, diciamolo alle masse. Basta, basta, non seguite le masse, lasciate stare gli youtuber. Esatto. Allora, no, gli youtuber no, perché sennò andiamo tutti in fallimento qua. Cazzano. Allora, No, noi siamo belli, noi ah, siamo belli. ok. Allora, Thea, hai una sostenitrice in Thea perché anche a lei fa cagare Amelie. E dice, cioè, se vedi una che cerca foto alla stazione nella vita vera, non è che pensi bene, no, Non infatti. stai bene, non stai Infatti. Allora, poi Maurella, uno scoop. Mathieu Kassovitz, il fidanzato di Amelie nel film, è il regista dell'Odio, cioè quell'altro film che lei aveva citato prima. E quindi il cerchio si chiude. fanno praticamente. Okay, ho capito il tipo. Quindi io mi devo aspettare un video documentario molto alla francese. Va bene, grazie che mi hai avvisato perché così. Mi faccio uno Xanax prima magari di vederlo Cinema perché d'essai. sì. Ma allora invece Luigi Pederrico dice: a me piace infatti proprio per la semplicità. Inception era il soggetto. Poi dice Crazy for Art, ciao che sei ritornato, oppure c'eri ma non hai Ciao. scritto, non lo so. Dice Hans Zimmer in Interstellar ha fatto un lavoro pazzesco. Mamma mia, se l'ha fatto un lavoro pazzesco. Più che altro, cioè, parliamoci del fatto che Hans Zimmer è uno dei più grandi compositori. Io vorrei essere tanto sua figlia. Cioè, no, lui di solito si porta sempre la figlia appresso nelle premiere dei film, no? Io sogno sempre di essere con papà Zimmer, perché tu Esatto. immagina quanta roba te può insegnare a questo. Questo ha composto il cerchio della vita, ragazzi. Magari Cioè, alla qui. figlia non gliene frega un cavolo di Capito? Capito? Mentre ci sono io che mi compro i suoi corsi a 150 euro su Mamma Udemy. mia. Cioè, capito? No, no, c'è stato un periodo dove io e il mio amoroso siamo andati abbastanza in fissa, ma più che altro perché è una scrittura molto intelligente, molto semplice, molto ridondante, ma che ha ovviamente effetto. Cioè, Hans Zimmer si dice che non abbia studiato queste cose. È una stronzata, cioè il mito di Hans Zimmer. No, non è vero, lui ha studiato a merda per sta roba. Tra l'altro non è neanche più lui che scrive le colonne sonore, scupone, ma sono i suoi filippini. Nel senso che comunque lui ormai si è creato la cerchia di Sì, schiavi, certo. scrivono secondo il suo volere e questo lo rende ancora più figo di qua. Cioè, Ma sei comunque in qualcuno tutto... che scrive secondo il tuo genere, vabbè. No, beh, infatti, figurati, tipo il ghostwriter. Esatto. Ma comunque è vero che in tutte le cose, adesso dirò una cosa molto banale ma molto figa, la semplicità è sempre la cosa più difficile da raggiungere. Perché, Madonna santa. per esempio, io mi ricordo quando suonavo l'arpa, io suonavo musica tradizionale, quindi musica bretone o irlandese, anche musica piemontese perché il mio maestro è stato uno dei primi a portare la musica piemontese sull'arpa. Ma vabbè, parentesi.
E mi ricordo che quando noi andavamo a fare tutti i vari workshop con gli altri arpisti, no? Te ne accorgevi proprio quando uno era bravo perché faceva degli abbellimenti Semplici, semplici. Se c'era però. uno che invece non era bravo, sicuro che sarebbe stato super barocco, pieno di abbellimenti inutili e messi a caso, no? Quindi fare le Funzionava per cose. tutti. Esatto, fare soprattutto, secondo me, proprio nella scrittura della musica, cioè semplificare, fare delle cose semplici, ma senza mettere. Perché la tendenza è sempre quella di buttarci dentro tutto, no? Buttare dentro un sacco di roba e poi però alla fine, È ovviamente, viene una. inesperienza però che te la fa fare questa roba, perché se sei un bravo compositore, sai che se ti viene una melodia in testa, quella devi usare, Certo. perché non ne vale la pena di sprecare altre melodie per fare sempre la stessa. È una cosa molto pazzerella che facevano anche un po' di anni fa, però cioè, non si fa, si rimescola sempre la stessa cosa, si rigirano le tematiche, però deve essere quello il concept, anche perché aiuta proprio il film. Cioè, No, certo. E prendo quella. per esempio, Didi. niente, prendo per esempio una delle colonne sonore più brutte nella storia delle cose brutte mai fatte proprio nel mondo e nell'universo, la colonna sonora di Shutter Island, il film con Leonardo DiCaprio, Sì. che io quando l'ho ascoltato mi sono girato a guardare il moroso e ho fatto: questa non è una colonna sonora, non c'è nulla, perché era un basso continuo, era un basso continuo, cioè terribile, e poi a un certo punto cambiava e c'erano delle cose strane, metalliche, e poi ricambiavano un'altra volta, non si capisce, non c'è la colonna sonora Ma era all'interno. per dare l'atmosfera, dai. No, Shutter Island era un film un po' di così. fare una colonna sonora, no, no, film è magnifico, ma Leonardo DiCaprio è impressionante, ma la colonna sonora è inesistente, e tu per un film del genere me la devi mettere, perché è quella che mi ricordo del film, E non infatti, mi ricordo. quanto è importante la colonna sonora all'interno di un film? Porca zozza, tu togli tutta quanta la musica all'interno dei film, non ti ricordi niente. Tu, quando io ti dico Gladiatore, ti ricordi Russell Crowe che fa basta, basta, tu non ricordi nient'altro del film. Il suono è qualcosa di fondamentale nella vita dell'essere umano, il suono è fondamentale. Cos'è che Quindi diceva nel gladiatore? Questo è il giorno. questo è il giorno in cui rimarremo nell'eternità, Sì. oppure andremo nei campi Elisi, una roba del Ah, genere. sì, è vero. Una roba del genere. Sì, vabbè, dovrei veramente rivedermelo un'altra volta, perché penso che anche quella, una colonna sonora del genere, è difficile che verrà riscritta, perché le colonne sonore di adesso, tipo Frozen, fanno cagare il cacchio. Scrivete colonne sonore, facciamo così, scriveteci in chat colonne sonore secondo voi indimenticabili. Beh, Madonna. io personalmente ci metto Star Wars, che voglio dire, cioè. E poi anche perché adesso è uscito già il film, no? Nuovo di Star Wars, e penso che sceglierò quello invece di Frozen. Brava. E poi ci metto quella del Signore degli Anelli, che forse è meno indimenticabile, però sicuramente è entrata Beh, nella sì. storia. No, cioè, ma quello, il Gladiatore, il Signore degli Anelli, sono colonne sonore che sono veramente indimenticabili Ah per beh. la loro. Ma il Signore degli Anelli è qualcosa di iper difficile. È molto complicata, è molto strutturata, è proprio una sinfonia, è pesante, cioè è molto operistica, e infatti se tu te l'ascolti è come ascoltare le opere di Beethoven tutte quante insieme, oppure Mozart, oppure ti parlo di un Berlioz sconosciuto, sono proprio vere e proprie opere, cioè Ah, è molto intanto difficile da qua digerire ci sono. all'inizio. Sì, no, quello è vero sicuramente. Penso che io del Signore degli Anelli avevo pure il CD con la colonna sonora. Ma E lo dici? qua ci dicono suggerimenti sconvolgenti. Allora, Cighetti Titanic. Beh, che è vero, cacchio, Titanic. C'ho un problema con Cighetti, tu mi tiri fuori delle cose che volevo appunto parlarne. Quando ero molto piccola e uscì il Titanic, mio padre bastardo mi portò a vedere il Titanic. Allora tu dici: perché c'hai problemi con la musica? Io purtroppo ho i miei problemi, nel senso che ho molta empatia Diciamo per i che suoni. hai problemi con i film con la musica dei film di Leonardo DiCaprio. La musica, sì, con Leonardo DiCaprio, sì, ma perché ovviamente sono musiche che sono molto empatiche, e far crescere una bambina all'interno di queste sonorità la fai diventare una depressa. Tant'è che mio Sì, è padre, vero. non contento del fatto che io piangessi durante la riproduzione di quel film, perché ricordiamoci che muore una cifra di gente,
Allora io mi girai verso di lui e fa: non voglio più sentire questa musica, perché io già da bambina ero fissata con la musica. Lui sai che cosa fece? Lui mi comprò il Dolby Surround fantastico. con la musica del Titanic, e io quindi la mattina mi svegliavo con questo e piangevo. Poi dici: perché sei triste dentro? Proprio per questo. Pensate. E quindi mi ha tirato fuori una cosa che mi ha risvegliato dei sentimenti abbastanza potenti. Mi grazie, Cicchetto, mi dai queste soddisfazioni. Allora, invece Luigi diceva, vabbè, Star Wars, come già detto, Harry Potter, Signore degli Anelli e Gladiatore, tutti quelli che ho già detto. Ma sono i film più belli, regà, cioè, sono i film più belli, che ci devi fare? Perché la musica fa la sua parte. Tu prova a togliere Harry Potter, prova a toglierci quella melodia, e non No, è Harry Potter, non è sicuramente. Harry Potter, è un film del cazzo inglese e basta. Mettici la melodia e diventa Harry Potter, Allora, perché cioè, io veramente a darmi un'immagine che non sia lui con la cicatrice e con la bacchetta, metti la musica e tutti sapranno che cosa stanno parlando. Ismael Bandito dice lo squalo, un'altra colonna sonora Vabbè, entrata ma nell'immaginario popolare. regà, sono tutte quante colonne sonore che mi fanno andare fuori di testa. Io me le ascolto tutte. Io me le ascolto tutte, anche perché adesso ho, non posso dire il nome, se no si attiva, però c'ho l'Echo Dot, ecco, Sì, così. Io basta che dico una cosa e quello inizia a riprodurmi. ok. E Sì. allora adesso ho selezionato alcune musiche che mi riproduce un po' alla Ecco. cazzo, random, e quindi a volte, cioè, invito gente a casa e c'è la colonna sonora dello squalo così, Ecco dan dan qua. dan dan. Ah, questo Mettiti è dietro la entrare dentro, porta. questa è Alexa, no, Dio, l'ho detto. No, non mi ha sentito. Bene, così. Perché Stavo dormendo, Alexa. se no. Sì, penso. No, non ha sentito, perfetto. E niente, questo, il colonna sonora è tanta roba, ma è quello, è l'effetto che fa la musica alle persone. Cioè, voi pensate che non c'è una logica dietro? Voi pensate che anche la musicologia sia un po' una stronzata, sia un po' una scienza campata un po' per aria? Ecco, forse non abbiamo fatto questo discorso, però, cioè, contate che l'unico modo di esprimersi che hanno gli esseri umani, che avevano anche all'inizio di tutto, era proprio il suono, era la musica, che noi la intendiamo la musica, la musichetta di Mahmood che sentiamo alla radio. La musica è molto di più. La musica è un suono, è un rumore, è un fastidio, è un qualcosa che ti agita, che ti suscita delle emozioni, che ti trasforma. I greci lo chiamavano la teoria dell'ethos e del pathos, cioè quella cosa che ti fa proprio trasformare lo stato d'animo. Quindi è ovvio che la colonna sonora all'interno di un film è iper fondamentale. Tu Certo. immaginati la scena dove c'è lo squalo che attacca, no, una cosa, metteci sotto o il silenzio più totale, che piacerebbe ai giapponesi perché per i giapponesi il silenzio è musica, oppure mettici una melodia così del cazzo fatta con lo zufoletto oppure col flautino. Sì, È col una flauto roba terribile. carota, per esempio. Col flauto che sarebbe terribile, sarebbe, cioè, ogni suono ha il suo preciso modo di esistere e di far cambiare lo stato d'animo ad un essere umano. E questi greci l'avevano già teorizzato ed è una cosa incredibile, incredibile. Cioè, proprio loro avevano fatto proprio una divisione. Questo serve per dare sensualità alle persone, questo serve per dargli la forza, questo serve, boh, per qualsiasi altra cosa. Cioè, è una cosa eccezionale questo. Allora, salutiamo Vale Russo che ci sta pedinando. Ciao. Ciao, Vale Russo. Allora, prima di tutto, allora, qui sia Luigi che Maurella ci citano il sommo Ennio Morricone, volevo dirlo anch'io, che ha praticamente ha segnato la mia infanzia barra adolescenza perché Madonna. gli spaghetti western, no? Madonna. Io mi ricordo quello suo, poi sicuramente avrà fatto molte altre cose. No, no, assolutamente Ennio Morricone tutta la vita, penso che sia uno dei più grandi compositori esistiti, ma proprio per il fatto, anche lui, raga, è semplice, quanto è semplice, ma tu pensi che poi sia semplice, ma poi dopo valla a scrivere quella roba, in realtà poi dopo è abbastanza complicata da scrivere, non ti pensare, Certo. però nella sua semplicità, nel suo ragionamento mentale, che ogni cosa è collegata a una scena, ogni cosa ti deve suscitare quel preciso coso, quel preciso minuto. È geniale questo che ti rende un compositore geniale. Sì. La Vabbè, cosa che devi. bella di Ennio Morricone che mi è sempre piaciuta è proprio il fatto che lui usa tanto anche le voci come strumenti, cioè non per cantare una canzone, un testo, ma proprio le usa come strumenti. Per Come esempio, Danny Elfman, uguale.
Sì, adesso io non ho presentissimo, È però. Lord Mane di Forbice. Ah, ok, sì, allora quello sì. Do Juice. No, vabbè, io sono fissa con Danny Elfman. Io prima o poi Daniele Elfo Uomo lo dovrò. Siamo anche sotto Natale, quindi ci sta bene l'elfo uomo. Madonna, Madonna. Allora, Crazy for Heart pone un aspetto diverso del problema e dice: io, regà, sarò nerd, ma impazzisco anche per le colonne sonore di alcuni videogiochi. Quelli di Final Fantasy sono una roba pazzesca a livelli cinematografici. Ma sai che i Blind Guardian hanno fatto la colonna sonora di qualche videogioco che adesso mi sfugge, ma che adesso penserò. In che senso? I Blind Guardian I hanno fatto, Guardian. sì, hanno fatto la colonna sonora di qualche videogioco, che adesso ci penso e poi ve lo dico. È Allora, possibile. vabbè, adesso ci penso un attimo perché è già un po' di tempo fa. Adesso mi riviene in mente pure a me. Comunque, allora, ovviamente videogiochi, io sono una grandissima videogiocatrice, ho proprio dei problemi, aiuto, toglietemi il computer dalle mani. Sono una malata dei Dragon Age, io ho seguito tutti quanti gli sviluppi di Dragon Age, ho seguito tutti quanti gli sviluppi dei COD, di Call of Duty, dei Deus Ex. C'ho dei problemi con gli sparatutto e con le cose fantasy e penso che una delle colonne sonore che non mi toglierò mai più dalla testa è quella di Dragon Age 1, una roba del genere. Terribile, cioè perché ti entra proprio nella testa e te lo tritura piano piano, perché la senti ogni volta che c'è un caricamento, quindi ogni 2 secondi, e praticamente non me la scorderò mai più, mai più. Saranno passati 5 anni che non ci gioco, ancora me la ricordo. Guild Wars, Terribile. può essere. Guild Wars 2, Quale? quella dei Blind Guardian. Non t'ho sentito. Quelli, la colonna sonora fatta dai Blind Guardian. Può Eh? essere quella di Guild Wars 2? Ah, non ci ho mai giocato. Può Ecco perché essere, non lo so. vabbè. Ok, allora comunque Luigi dice: uè, uè, non scherziamo. Scusa se non lo so leggere con l'accento così campano, Luigi. E con HP, non so cosa sia, che nasce una Civil War che astrocosi barra biocosi, scansatevi. Non so per cosa sta HP, scusa. HP nel senso di Harry Potter. Ah, Harry Potter, può essere, sì. È Sì, perché possibile? Luigi è un super fan di Harry Potter, quindi può essere. Vabbè, ma tu che cosa ne sai, Luigi, della musica bella di Harry Potter? È proprio bella la musica. Allora, poi Ebbene. invece Cighetti dice che lui ascolta sempre l'opera, perché gli Ma Cighetti, scatena. cambia però pure quest'opera. Guarda che c'è un sacco di musica bella fuori dal mondo. È pieno. Ascoltati le cose belle, non solo l'opera. Vai. Allora, perché dice che gli scatena dei sentimenti che manco sapeva di avere. Oh, Cighetti Oh, romantico! Vabbè. Madonna, adesso mi cavo gli occhi dalle Intanto saluto l'occhio che sente, che è venuto a sentirci, ciao. ciao. Allora, Luigi dice: vi dico solo che ogni volta che ho visto i Metallica live ed è partita The Ecstasy of Gold, ho pianto come un bambino. Madonna, Madonna santa, ma parliamo del primo CD dei Metallica, ma quanto era bello, ma quanto era bello. Io penso che è stato il primo regalo. No, aspetta, è stato il secondo. Vabbè, è stato il secondo o il terzo regalo che ho ricevuto in tutta la mia vita, di qualcuno che mi ha fatto un regalo come si deve, o libri o musica finalmente, e quando mi è arrivato praticamente cioè l'ho consumato, probabilmente l'ho buttato perché si era completamente rovinato. C'avevo il Walkman, Ecco. c'avevo il Walkman. Allora, pensa che io il primo CD dei Metallica l'ho avuto perché era di mio padre. Che Me bello. l'ha passato mio padre. Cioè, prima ho Porca. avuto le cassette di mio cugino, perché io sono nata nell'era delle cassette pre-CD. Quindi mio cugino. Ancora arrotolati con le Sì, matite. esatto. Mio cugino più grande a un certo punto mi ha smollato un pacco di cassette, tipo quelle, sai, registrate dalla radio, così schifosissime. E c'erano anche due o tre cose dei Metallica, perché lui era un metallaro pazzesco. E poi dopo mio padre mi ha passato poi i suoi CD, aveva Metallica, Iron Maiden, tutto, diciamo, Cosa tutti bellissima. La i classici del genere. storia, ragazzi, la storia. Se mai avrò dei figli, nulla, so come farli crescere, nello stesso modo in cui sono cresciuta io, pane e metal, Però visto lo.
Gli devi anche regalare per loro sarà un cimelio che legge CD, tipo, tipo sai, il giradischi oggi, no? Da qualche parte mi hanno detto di abbassare la voce, cioè mi ha detto il mio amoroso di abbassare la voce perché io ho una voce molto squillante, quindi adesso mi metterò molto vicina e vi dirò le cose. Sì, dai. E no, sì, sicuramente, assolutamente dovrà ascoltarsi tutto quanto Eros Ramazzotti, proprio come la mamma, perché io ho avuto la mia epoca Eros Ramazzotti, purtroppo High School Musical anche, e quindi lui dovrà fare lo stesso identico itinerario per diventare pazzo come me, perché no, Quindi deve assolutamente. partire. No, Perché se nessuno ancora mi ha chiesto, ma tu musichi, che musica ascolti? Nessuno, te lo nessuno. chiedo Mi io. ascolto tutto. Mi Perché ascolto tutti tutto. danno per scontato che hai già detto che ti piace il metal, hai già detto che ti piace l'opera, hai già detto che ti piace le No, colonne io ascolto. sonore. Cioè, voi veramente non potete immaginare, io ascolto anche la trap, raga, quanto mi piace Vogliamo veramente. Vado parlare proprio. della trap, così perdiamo tutti i nostri spettatori. Madonna, Santi, io vado fuori di testa, ma vado fuori di testa io per queste cose, cioè, a parte che, vabbè, la trap comunque è un genere che più o meno nasce negli anni 90, però, cioè, io vado fuori di testa con queste cose, cioè, sfera e basta. Una volta mi ricordo che ho fatto una reaction a un video di Young Signorino, poi l'ho cancellato quel video perché era terribile, Ok. era bellissimo, mi aveva divertito tantissimo, regà, cioè, veramente. Attenzione, colpo di scena, anche Luigi piace la trap. Davvero? Grande Ha Luigi. scritto anche io la trap stamattina in macchina. Ah no, però poi ride, quindi forse non era vero. Forse non è vero, stai dicendo una stronzata, perché chi è che può piacere la trap? Solo a Solo uno me che può ha piacere. 13 anni e va alle medie. No, anch'io l'ascolto, anch'io andrei con quei bambini, diciamo. Però Ma è un problema mio che io ascolto tutto. Cioè non riesco a. Non so, una musica brutta. Forse Frozen è una musica che mi fa. I neomelodici ti piacciono o non ti piacciono? Che è sorta la Adoro. discussione oggi nel gruppo. Adoro perché, allora, i neomelodici, innanzitutto tu, quando mi offendi il neomelodico, il musicologo mi si risveglia in me e mi dice, ma il neomelodico è musica orientale prettamente, cioè, quindi, Sì, è una sì, musica tradizionale, è diciamo. una musica molto tradizionale, popolare, e quando parliamo di noi, quando noi parliamo di neomelodico da Napoli in giù, parliamo di musica orientale, raga. Ah, ok, Voi lo non sapevo. potete capire che cazzo io ho ascoltato quando stavo in giro da quelle parti, parlo in Oriente, e c'era la stessa identica roba, solamente che non c'era Gigi D'Alessio, ma Sì. c'era il classico Ahmad. tipo Hamad qualcosa, Mohammad, che cantava, era uguale, era la musica neomelodica. Quindi io sono particolarmente legata all'Oriente, ergo devo farmi piacere il neomelodico. Ah, ok. Allora, Luigi dice non la amo, ma l'ascolto per completezza professionale, perché ricordiamo che anche Luigi è un musicista. Cioè, tutto quello che ascolto nel 90% dei casi lo faccio per studiare le cose che mi mancano. Ci sta, ma ti serve anche come cultura proprio tua, perché più robe conosci e meglio sai affrontare le cose, Certo. la musica in generale, cioè, serve a questo. Ma poi se sei un musicista forse ha maggior ragione, perché anche magari le contaminazioni, eccetera. Voglia, assolutamente sì, cioè veramente, nel senso adesso, mo, parlando proprio di cavolate, cioè tu non sei la gente che magari sente dei suoni molto strani, che dici, oh ma questo come è fatto? Bene, lo metto nella mia canzone e così nascono le colonne sonore più belle della storia, oppure, che ne so, Shining, la colonna sonora di Shining, oppure di Profondo Rosso. E non ti pensa che quei compositori hanno cercato roba strana e basta, hanno ricercato dei suoni magari strani che non erano abituati a sentirli e poi l'hanno contaminati con la loro esperienza, quindi Comporre le sì. colonne sonore è proprio una cosa a parte o è assimilabile a comporre, non so, delle canzoni? Allora, comporre delle canzoni, io quando componevo canzoni metal non mi rendevo minimamente conto del lavoro che deve fare un compositore che fa delle colonne sonore. Minimamente, cioè, perché ovviamente una canzone che dura 4 minuti, sì, bella, però c'hai 10 strumenti al massimo. Io Certo. quando lavoro con Cubase ce n'ho 120 di tracce, 140 strumenti che devi perfettamente calibrare, e poi questa fa questo melo. Perché ci sta quella nota stronata? Vatta a ricercare la nota stronata di uno strumento che suona al minuto 1,19, vatta a Certo. trovare. Mo trovi. Ma lo Insomma. fa una persona singola o un team? Allora, siamo io e il mio moroso, ma scrive molto di più lui perché lui è il possessore di
questo qui, che sarebbe il nostro ipercomputer, Ok. però in realtà tutta la musica che trovate su YouTube l'ho scritta io con il mio computerino, quando avevo 20 tracce per puzza, perché reggeva solamente quello. Adesso mi farò un computer molto più potente, 12 giga o 16 più o meno. C'è bisogno di molto lavoro, lo può fare solo una persona, e questo è il grande dilemma della composizione. Perché tu non serve nemmeno che sai leggere la musica, tu non devi saper scrivere la musica per fare le colonne sonore, perché adesso ormai c'è Cubase, lo apri, c'è la tua tastierina MIDI, ti metti lì, fai così, pigi i tasti e ti crei la musica. E questo è uno dei grandi dissing che ci sono all'interno della composizione delle colonne sonore, cioè ci sono i big ovviamente che ormai non ti lavorano più con la tastierina e col computer, ma ci sono le orchestre intere che lui dirige e tutto quanto. Noi poveri stronzi invece abbiamo la tastierina, però non è necessario. Per esempio, il mio fidanzato è un chitarrista, però non sa leggere lo spartito, effettivamente, e lui è molto bravo a comporre. Andatelo a seguire, Fabio Prandoni. Facciamogli pubblicità, è molto bravo in quello che fa, però gli metti davanti a uno spartito e si caga sotto perché non sa minimamente leggere la musica. Mentre io invece, che ho un influsso molto più classico e romantico e so leggere la musica, scrivo altre cose molto più articolate, molto più arzigogolate, però Tu hai anche una formazione proprio musicale e strumentale? sì, assolutamente. Cioè, io suono un po' di tutto, regà, cioè, nel Ok. senso, perché comunque i musicologi devono saper sperimentare con gli strumenti, andare un po' fuori dagli schemi, e saper suonare un po' di strumenti. Io non conosco veramente, a parte qualcuno che appunto non sa leggere neanche la musica, ma poi per il resto i musicologi, cioè, suonano di tutto, dal pianoforte alla chitarra, ai flauti, perché ovviamente quando vai a studiare dei pezzi ti rendi conto che anche una semplice lettura di uno spartito, prendi Mozart, no? Se tu ti vai a leggere gli spartiti di Mozart, se non sai alcune cose riguardo al flauto, al modo in cui si suona, è molto difficile che tu riesci a fare un'analisi musicale, Sì, un'analisi certo. che è uno dei lavori, diciamo, più semplici per un musicologo, escludendo ovviamente la ricerca sul campo, che poi è tutta un'altra cosa, perché il musicologo prettamente per vivere fa ricercatore. Io faccio la ricercatrice, cioè Certo, penso sì, è che un accademico, diciamo. non riuscirei a vivere se non avessi le borse di ricerca, ecco. Certo. Allora, Cighetti dice che suoni di tutto, perfino le carote. Sì, di tutto, persino le carote. Dai, faccelo Anche rivedere, va, che adesso stiamo facendo un picco di ascolti. perché me lo magno, ciao. Ecco. Il flautino carotino l'ho fatto proprio io, addirittura gli ho dato anche una shape un po' così. È un flautino che non si sa su quale scala viaggia, e noi ce la facciamo andare bene Sì, così. aspetta, prima di suonare che saluto Juki Andrews che ci sta pedinando. Madonna, ha fatto un salto incredibile di quinta. Allora, la prossima volta misura bene la distanza tra i buchi così. No, aspetta, non mangiano ancora. Va bene, scusa. Allora, Luigi dice che ne parlava tempo fa con Antonio Di Staso, che è un altro divulgatore Oddio, ma Antonio Di Staso, ma dove è finito, regà? Madonna santa. che un compositore lavora anche senza suonare perché compone per teoria, senza saper suonare, come dicevi tu prima. Oddio, in che senso? Nel senso che se la compone un pochettino a mente così, se la fa. Cioè, No, nel non senso so. che non c'è bisogno che un compositore sappia suonare uno strumento specifico, ma comunque sapendo la teoria della musica, eccetera, può comporre comunque. Sì, assolutamente sì, cioè non serve assolutamente, perché tu dovresti suonare? Ci stanno gli schiavi musicisti che suonano, no, non È credo. giusto, sì, Cioè, certo. no, non E serve. volevo chiederti, visto che magari tra non molto chiuderemo la live, chiudiamo in bellezza, cantaci qualcosa. Puoi cantarci qualcosa così a freddo oppure tipo ti No, rovini per non è la un vita? fatto di freddo, è un fatto che è appena uscito il moroso e mi ha detto: guarda che sopra i vicini adesso ci Vabbè, ammazzano. dai, 2 secondi. Allora, prima sentiamo l'aria che ci ha cantato Cighetti, così. Appunto. Perché voi non lo sapete, ma anzi, vi rimando il link. Noi abbiamo un gruppo Telegram dove discutiamo gli argomenti delle live e Cighetti prima ci ha mandato un bellissimo omaggio sonoro. Adesso ve lo faccio sentire, aspettate un attimo che alzo il volume.
Ascoltate. Da che opera era questa qua, Cighetti? Tu lo sai, Leonora? No. Da che opera era? Aiutami. Adesso Cighetti ce lo scriverà. Vabbè, Cighetti ormai ti sei fatto la figura con tutti quelli del gruppo di Telegram, no? Un po' in più, un po' in meno, non ti cambia niente. Allora, vogliamo Leonora, dai. Sì, certo, io vorrei farvelo molto molto volentieri, però stavo provando qui e non è che si senta tantissimo. Sentite la chitarra, la sentite un po'? Sì, un po' sì. Madonna. Senti, facciamo una cosa. Io domani pubblicherò una roba. Ecco, e va bene. Facciamo che la sentite meglio rispetto a quello che potrei fare adesso, anche perché non posso neanche... Cioè, oppure se canta Va mi bene, scende, se mi uccide. Ok. E... No, no. No, No. Assolutamente. Domani pubblicherò un video dove faccio la colonna sonora, ve lo faccio vedere domani, perché riderete molto, perché la odio, ecco. Allora, non vogliamo essere responsabili della tua morte, quindi va bene. Quindi domani andate tutti su Instagram di Musiki, vi ho appena mandato il link in chat, e lei ci farà una storia ad hoc per noi che l'abbiamo ascoltata stasera, ok? Dai, ci sta, assolutamente. Domani mattina vi canto quello che ve pare. E comunque se voi andate sia su Fatal Cliché, su YouTube, trovate quello che ve pare, ve canto in tutte le salse, non vi preoccupate. Ok, allora Cighetti dice che l'opera era La Barcarola dai racconti di Hoffmann di Offenbach, che Oh, è una delle mie opere preferite, ma mi ero dimenticato di metterla nella lista delle opere preferite, fantastico. Che bello, ma è quella dove c'è la bambola, che c'è la bambola, praticamente la cantante che fa le chanson di Rio, delle robe del genere. Fammi sapere, Cighetti, perché i racconti di Hoffman c'è la bambola meccanica, super bellissima. Ma La Barcarola non sarà una roba che ha a che fare con le barche, no? Sì, 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 no, ma sempre i racconti di Hoffman c'è sicuramente la bambola. Sì, ha detto esatto, Olimpia si chiama. Olimpia, le chanson de l'Olimpia. Sì, okay. Bellissima. Adesso stai lavorando come cantante lirica o sei in pausa? Sì, nel senso che adesso col conservatorio prendo sempre un po' più il largo, perché comunque per preparare opere, per preparare anche pezzi da portare, è bello difficile. Mi sto preparando un repertorio molto romantico antico, facciamo una mischia di romantico ma anche antico. Ok. E dato che io sono un soprano, quasi mezzo soprano, allora faremo un repertorio molto ricercato, ecco. Qual è l'ultima opera che hai cantato? In cui hai cantato? Opera, allora, siamo calmi, nel senso okay. che se riescono a fare un'opera a teatro vuol dire che sei arrivato. Sì, certo, immagino. Perché il debutto comunque è un qualcosa di molto difficile e io sono anche abbastanza giovane, ci sono alcuni che debuttano anche a 30 anni, normale, e lo dici come se uno fosse vecchio 30 anni, eh? Guarda che io ne ho di più. No, nel senso che per l'organo vocale 30 anni significa la maturità, e significa che ha raggiunto un buon grado dove può sostenere delle opere liriche. Certo. Dato che io ancora ce n'ho un paio di anni, e allora probabilmente adesso mi sto semplicemente preparando per fare dei concerti così all'interno del conservatorio, e okay. Siete tutti invitati a Padova, più o Ci meno devi da... fare la live, ci devi fare la diretta su Instagram, se no non possiamo vederti. Ci sta, dai, ci sta. E allora Cighetti dice che La Barcarola la cantano arrivando in gondola a Venezia, se allora c'entrava con le... Davvero, molto con bella questa, molto bella. Volevo farti ancora una domanda, poi se intanto volete ancora dire qualcosa, Musiki, chiedere qualcosa... Scrivete in chat, ma volevo dirti, tu sei anche appassionata di musica antica, infatti Madonna. Sul tuo profilo di Instagram, non so se la fai ancora, ma facevi la domenica, giusto? Una rubrica. Ero di una risettatrice, sì, appena ci avrò il tempo di pubblicare le cose, molto probabilmente lo rifarò, perché sto facendo delle ricerche sui rituali
dell'antica Roma, in questo caso parlo di sia Lupercalia che Baccanalia, dove praticamente cerco di capire che tipo di musica, che tipo di evento sonoro si svolgeva all'interno di quei rituali. È un discorso molto bello, molto ampio, mi sto mettendo in comunicazione anche con altre musicologhe che fortunatamente vengono a vedere le mie conferenze e praticamente ho conosciuto questa Alessia Zengrado che è un'archeologa musicale. E lei mi sta mandando tantissima roba, ci stiamo aiutando a vicenda. Tra l'altro, c'è un dissing su come dovrebbe essere fatta la bucina, che è praticamente uno strumento che veniva usato sia nell'ambito pastorale sia nell'ambito anche militare, serviva per dare gli allarmi, perché secondo lei è fatto, diciamo, in maniera lunga, è allungata la sua forma, e io invece dico che è fatta in maniera circolare. Lei, essendo epigrafista, cioè comunque studiando le epigrafie, cioè studiando appunto i monumenti, Sì. i pezzi, le cose, Certo. figurati le cose, mi dice che appunto i bucinator, coloro che suonavano questo tipo di strumenti musicali, suonano degli strumenti che sono lunghi e non sono ricurvi. Ma non E c'è nessuna raffigurazione di questo è strumento? solamente un'epigrafe di Ah, questa ok. di questo strumento che in realtà è un bucinator, però in realtà non si sa se quello è veramente un cornu o rientra all'interno della famiglia delle bucine, perché a questo punto presuppongo che sia una famiglia, quelle delle bucine o buccine, e quindi adesso stiamo facendo delle ricerche, chi lo sa che ci scappa magari la pubblicazione. Tra l'altro, Interessante. lei abbiamo in comune una professoressa che si chiama Daniela Castaldo, che è una delle Ah, sì, so chi è. archeologhe musicali più importanti. Io ho avuto l'onore di fare una conferenza insieme a lei Credo di avere anche il suo libro. è possibile perché Daniela Castaldo ne sa pacchi. Ne E sa abbastanza. allora, qua ci fanno passare dalla musica antica alla musica molto moderna, anzi, talmente moderna che contemporanea. Beh, intanto qua ci ricordano la colonna sonora della Vita è Bella. Mamma mia, quanto mi fa cagare La vita è bella. E infatti, l'occhio che sente Giulia dice stupendo, la vita è bella, mentre Cighetti dice la prima metà sì, poi succedono cose brutte. No, raga, c'è tanta cacca il video, scusatemi, io non sopporto benigni. Ah, Adesso mi ok. arriva tanta tanta cacca, io lo so, però purtroppo non riesco proprio. È molto bella la colonna sonora, bella, bella veramente, però no, Ok. no, non è per me, non Vabbè. fa veramente per me, assolutamente no, Ah, assolutamente. ok, scusa, diceva Cighetti che l'avevano linkata perché c'è l'aria della Barcarola nella colonna sonora Ah, del. Ok, ecco perché non la conosco. allora, facciamo un salto nella contemporaneità più estrema. Crazy for Art chiede: ma la musica elettronica fatta da PC o con sintetizzatori rientra tra le musiche studiate in musicologia? Per Certo che dire sì. Avicii o Daft Punk e musicologia? Ma tutto è musicologia, zio. Cioè, nel senso, tutto quanto può essere. Perché tu che cosa intendi per la musicologia? Lo studio solamente delle cose antiche? Si usa anche la contemporaneità, perché il musicologo non è quello che ti studia prettamente la storia, ti usa il modo in cui ti studia il modo in cui una musica entra all'interno di una società. Perché noi adesso la società di oggi si basa su una musica prettamente rappistica, c'è solo rap dappertutto, porca troia, basta rap. Ma sei tu No. che ascolti la trap, cosa vuoi di più? No, 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 sì, ma infatti, ma la trap proviene da un altro ambiente. Ho scoperto poco fa che la trap proviene. Da dove cazzo proviene? Dall'America, dalle trap house, che erano delle case per la droga. Vabbè, questa è altra cosa, forse siamo ancora in fascia protetta per parlare di queste cose. Fatto sta che, cioè, nel senso, la musicologia ti studia il meccanismo in cui la funzione rientra in un ambiente sociale, il perché le persone vanno a ricercare certe sonorità, come si sviluppa, quali sono le sue influenze. Cioè siamo passati, per esempio, il rap come nasce? Il rap nasce dai griot. I griot africani erano, tra l'altro ci sono bellissime didascalie anche su Wikipedia che ti danno un sacco di informazioni. Perché comunque c'è cioè, un musicologo che si studia sui libri, ma quando si parla di contemporaneità non ti pensare che ci siano chissà che Sì, no, libri su certo, immagino. internet.
E i griot africani appunto avevano questo modo di parlare molto quanto velocizzato con tutte quante le rime bla 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 e l'hanno fatto diventare rap perché il rap è una roba che appunto nasce in America, nasce in un contesto di musica per persone appunto di colore, nere, che provenivano dall'Africa e Certo. avevano questa conoscenza. Allora, Così. intanto saluto Aukr, benvenuto. Stiamo per chiudere, penso, però vabbè, ti sentirai Ciao. alla fine. L'occhio che sente è molto sconvolto dal fatto che a te non piaccia Benigni. Invece, ci avrei giurato che anche a Buontea non piaceva. Infatti dice, ma Benigni da vecchio è una palla. Bello, vedi Buontea, quanto saggio che Esatto. Allora, Ismael Bandito dice in quel film, cioè La vita è bella, torniamo un attimo indietro, copia diverse cose da Troisi. E musica, ti sei di nuovo bloccata, vabbè, ma io vado avanti a leggere. Ok, ti sei sbloccata. E vai, poi vai, Cighetti dice, mi sono accorto che mi piaceva AVC, sai che io non so come si pronuncia perché non vai avanti. sono... Davis, hey brothers, Non quella sono roba lì. moderna. Solo dopo che è morto, poverello. Sta. Va bene, invece Aukr conferma le tue parole sulla società moderna, è molto d'accordo con questa cosa. Sì, ragazzi, ma poi veramente, cioè, voi non avete idea, perché noi ovviamente siamo abituati a pensare alla musicologia come qualcosa che si riferisce direttamente alla musica. Non è così. La musicologia è una scienza che è una scienza vera e propria, che comprende veramente tantissime altre cose. E un musicologo non è mai una persona fatta e finita, è una persona che continua costantemente a studiare, costantemente a informarsi. Tra l'altro, state tuned perché ho preso un libro sulla massoneria, ti esce il video su Mozart e massone immediatamente, immediatamente. Vi posso aiutare. Allora, a Thea il primo Benigni piaceva, solo il Benigni vecchio non gli piace. Poi dopo sono cresciuta, ho detto ammazza che palle. Sì. Ok, va bene. Ma ho visto su, così, una curiosità mia, scusate se vi può annoiare, ma invece magari vi interesserà tantissimo. Ho visto su Instagram che hai fatto degli studi sui diari di viaggio delle donne. È il mio progetto di ricerca perché nel senso io studio la musicologia nella sua totalità, però il mio progetto di ricerca che sarà anche il mio progetto di dottorato che spero di realizzare poi in Turchia a novembre è quello proprio sui diari di viaggio di donne inglesi che sono appunto andate in terre orientali e hanno riportato tantissime informazioni sulla musica che adesso non ci sono più in quelle parti. Due paesi, parlo anche per esempio della questione dei beduini in Egitto che sono scomparsi, alcune tribù sono completamente scomparse, si sono portate con loro ovviamente la musica e gli strumenti musicali anche. Sono riuscita a scoprire anche degli spartiti composti da queste viaggiatrici che sono disponibili tra l'altro sulla mia tesi che non ho messo online al momento perché non lo so, adesso devo vedere, ancora del copyright perché questo progetto di ricerca in realtà è un progetto di ricerca che coinvolge 4-5 università italiane e straniere e io mi occupo solamente di un decimo di quello che è il progetto di ricerca più alto, più ampio, che è la pubblicazione di un atlante della storia della musica, in questo caso si parla proprio di viaggiatori, perché voi idea della gente che viaggiava nel tempo, donne, io mi occupo, io all'incirca ho 20 donne di cui mi occupo, inglesi per lo più, e che hanno dato dei contributi non solamente alla musica e alla storia, perché prima ovviamente la storia di questi paesi, sì, c'era qualcuno in sede che te li scriveva, ma qual era la vera immagine di questa storia? Come veniva riportata? Paese, cioè per esempio grazie ai diari di Cristoforo Colombo noi sappiamo che quando lui è arrivato a quei poveracci lì che gli suonava il tamburello, gli faceva solamente paura e infatti lo attaccarono. Andatevi a Ecco. leggere i diari di Cristoforo Colombo e poi ci stanno anche delle scoperte scientifiche molto importanti. Voi lo sapete che il vaccino contro il vaiolo lo portò una mia viaggiatrice, Lady Mary Montagu, dall'Oriente sino in Gran Bretagna e dopo ovviamente sviluppato il vaccino, ma lei praticamente la smallpox, penso che sia il vaiolo, e praticamente lei se lo inietta sia lei che ai figli, vede che comunque iniettare un piccolo, diciamo, principio di questa malattia riesce a sconfiggerla.
Quindi lei poi importa questa cosa in Gran Bretagna. Quindi ci sono delle scoperte molto importanti da fare perché, cioè, sono cose che uno sembra, ma da dove sono saltate fuori? No, questo è il frutto della ricerca di tantissimi secoli. Io mi occupo dal 1700 fino al XX Ah, secolo. mizzica. Sì, donne meravigliose, sono tantissime, sono alcune che lavorano addirittura per i servizi segreti britannici, come Gertrude Bell, che ci hanno fatto un film, anche la regina del È vero. deserto. Ma che poi in epoca vittoriana l'educazione musicale era molto importante per le donne. Importante per le donne, sì, certo, donne che però a volte non ricevevano nessuna educazione e che erano confinate comunque ad un limite mentale molto Certo. ristretto. Le donne che studio io invece sono tutte aristocratiche che Sì, vivono tutte certo. a culo alla famiglia, Ecco. niente. Allora, Ismael ci ricorda che oltre al viaggio delle conoscenze musicali e della musica scritta, diciamo, c'è anche il viaggio degli strumenti, come il viaggio del bandoneon. Bandone. Bandoneon. Bandoneon, bandoneon, non so. Non ho la Ismael, minima oggi idea di ci dici. Oggi Ismael ci stai aprendo degli orizzonti, ci dici cose Madonna. che non conosciamo. Va bene, allora ragazzi, sono le 11:04, quindi io direi che possiamo salutarci. Prima, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa, Leonora. Volevo dirvi grazie, io sarei stata a parlare veramente tempo infinito perché vedete Ma che appassiona replicheremo. il mio lavoro, replicheremo, spero, ci concentreremo magari su qualcos'altro di, vabbè, vediamo, mainstream Esatto. e nulla. E poi, insomma, Cighetti, se continueremo a sentirci, ti farò vedere anche, appunto, ne stavamo parlando con Agnese prima, che è uscito un gioco sulla lirica, che volevo farci io il gameplay. Se ti va di partecipare, ce la smezziamo, la collaboration, che si chiama Life in Music, fatto dal Teatro Verdi di